Ragazzi, buonasera e bentornati sul canale. Io sono Guido e oggi siamo in un altro episodio delle riparazioni dei droni degli iscritti. Siamo giunti all'episodio numero 6 e oggi siamo alle prese con un drone della DJI che ci manda il nostro amico Saverio. Vediamo un po' di che si tratta. Ragazzi, un DJI Mavic Mini, ovvero la prima versione di questo modello, di questo mini drone che è sotto i 249 grammi. Abbiamo già visto un intervento di riparazione di un drone molto simile, ma del modello successivo, ovvero il DJI Mini 2, e vi lascerò il link qui sopra. E abbiamo risolto un problema simile. Ora vedremo nel dettaglio, apriremo la scatola, facciamo un unboxing veloce e vediamo quali sono i problemi. Come potete vedere, questa è la versione Fly More Combo, dove sono presenti, oltre al radiocomando e al drone, anche alcuni accessori, ovvero il paraeliche, che sembra una gabbietta per uccellini, tre batterie, la stazione di ricarica e una borsetta rigida. Allora, qui c'è una scatola di cartone che contiene il paraeliche, che diciamo come comodità lascia il tempo che trova, in quanto anche se molto leggero, comunque montando questo si va a perdere la caratteristica dei 249 grammi del drone, ovvero la possibilità di poterlo pilotare anche in ambienti urbani senza la necessità di prendere un'abilitazione particolare. Per ora queste rimettiamole a casa loro. E poi qui c'è la scatolina del drone, queste le rimettiamo dentro e mettiamolo da una parte. Allora, qui c'è il drone vero e proprio, borsettina molto bella, eh? Ci sono delle etichette di ricambio, un caricabatterie, questa è la stazione di ricarica, dove sono presenti le batterie del drone. Vedete? Stazione di ricarica per tre batterie, che sono quelle che danno in dotazione in questa versione qui. Qui c'è il radiocomando, che a differenza del Mini 2 è leggermente più piccolo perché non ha la caratteristica, diciamo, del locusync, quindi della trasmissione a lunga distanza del comando e del segnale video. E qui c'è il nostro drone cavetteria aria. Allora, sostanzialmente il drone, che ha la batteria già all'interno, vediamo, sì. Vediamo quanta batteria c'ha. Tre palline. Sostanzialmente il drone, come potete vedere, non è in cattivo stato. L'unico problema che mostra è che ha qui, non si riesco a farvi vedere, una sciupatura, in questo punto qui, si nota. E oltre a questo ha anche un problema sulla gimbal, ovvero innanzitutto è andato via il vetrino, come potete vedere, il vetrino di protezione, e poi alzando la gimbal, come potete vedere, il tappo posteriore della gimbal è leggermente sconnesso. E questo perché? Perché si è rotta la plastica dove c'è presente la vite all'interno. Ora da qui credo non si riesca a vederlo correttamente. Comunque si è rotta la plastica della gimbal. Le possibili soluzioni sono due. Una, diciamo, più pratica, ma decisamente più costosa, ovvero quello di sostituire tutto il corpo della telecamera e della gimbal al costo di circa 200-250 euro, mi sembra si trovi. In alternativa, noi possiamo andare a estrarre il modulo della telecamera da questa gimbal e inserirlo all'interno di un'altra gimbal. Quindi si prenderà una gimbal senza solo la parte meccanica, senza la parte elettronica del sensore, e verrà trasferita quella elettronica lì all'interno, questa elettronica qui all'interno della nuova gimbal. Un pochino come si è fatto per un intervento di manutenzione che abbiamo fatto a uno Spark qualche episodio fa. È la prima volta che faccio un intervento del genere su questo tipo di drone, ovvero sul Mini 2, quindi spero di non incontrare particolari problemi, ma mi scuso in anticipo se il video magari verrà un pochino lungo.
Ma ora, senza perdere ulteriormente tempo, vado a montare la telecamera dall'alto e andiamo a vedere come intervenire per smontare il drone. Naturalmente abbiamo reperito un nuovo frame, diciamo la cover superiore del frame, che è come quella presente sul drone, e abbiamo reperito una nuova meccanica della gimbal che vi mostro. Riesco a tirar fuori dalla scatola. Eccola qui. Questa, potete vedere, è una gimbal nuda, in quanto c'è tutta la parte elettronica. Metti a fuoco. Tutta la parte, diciamo, meccanica e quella motoristica del, diciamo, dello stabilizzatore, ma manca la parte elettronica, mancano anche i gommini. Possiamo procedere. Allora, iniziamo togliendo naturalmente la batteria. E ora possiamo iniziare a svitare le viti del drone, che sono sostanzialmente 1, 2, 3 e 4. Dovrebbero essere solo queste 4, se non ricordo male. A questo punto, per poter smontare il drone, dovremmo riuscire ad aprire queste levette. Ecco l'altra vite. Ecco qui uno. E due. All'interno del drone, qui dentro, su a questa altezza qui e a questa altezza qui, ci sono due pinze che tengono insieme la parte di sotto con la parte di sopra, e queste bisogna aprirle, altrimenti non riusciremo a separare la scocca, diciamo, dal frame superiore. Abbiamo aperta e apriamo la di qua. Ok, allora, analizzando un attimo la scocca superiore, possiamo vedere che qui alcuni dentini si sono rotti e si è anche spaccata, diciamo, questo punto della scocca. Si vede che il drone
picchiando in questo modo è un po' rientrata la plastichina, visto che è una plastica praticamente semitrasparente. Inoltre, rispetto al Mavic 2, mancano tutte le, diciamo, gli adesivi con il rame che servivano per cercare di schermare le interferenze dall'antenna del GPS. Allora andiamo a togliere il cofano posteriore. Ok, e questo lo possiamo mettere da una parte. E qui abbiamo, come vedete, la nuova scocca. Quindi ci rimettiamo subito il cofano della batteria 1 e 2 e questa la possiamo mettere da una parte. Ora a questo punto siamo riusciti a liberare sostanzialmente poter accedere alla gimbal. La gimbal è tenuta insieme al drone sostanzialmente da questi quattro gommini, che sono due qui e due sotto, che naturalmente andranno riciclati. E inoltre c'è il comparto, diciamo, che dei cavetti, dove c'è questo qui, questo cavo qui, più che passa qui con tutti i cavi liberi, è il cavo video, mentre quest'altro cavo qui con il codice QR che vedete, questa piattina, è il cavo dati. A livello di struttura è uguale, identica a quella del Mini 2. Sono droni molto simili tra di loro, anche se ci sono particolari differenze. Una differenza sostanziale che vedo tra questo e il Mini 2 è che sul Mini 2 qui è posizionato una lucina LED, un LED anteriore, tipo il LED posteriore che c'è qui, ma è anteriore. Inoltre so, anche se non l'ho mai confrontato, che il comparto video, quindi lo stabilizzatore e anche il modulo telecamera è uguale identico tra il Mini 1 e il Mini 2. Questo significa che ipoteticamente sono intercambiabili tra di loro e, diciamo, c'è solo una castrazione software che non permette al Mini 1 di poter raggiungere i 64K, mentre il Mini 2 viene venduto come drone 4K. Allora, a questo punto, per poter scollegare il cavetto video che va a finire sulla scheda madre, dobbiamo andare a smontare il tappo inferiore, quindi la cover inferiore, in modo da poter liberare il connettore, sganciarlo e poter liberare anche il cavo. Quindi andiamo a togliere queste due viti che sono qui. Una e poi faremo uscire anche la seconda. Eccola qui. E possiamo quindi andare a rimuovere questo tappo, che non dovrebbe aver bisogno di altre viti. Prendiamo una levetta. Ok, a questo punto andiamo a smontare le due viti che sono qui davanti.
e possiamo quindi andare a sollevare questo blocchettino. Ah no, qui c'è un'altra vite, è vero, sotto quel sigillo. Possiamo quindi andare a sollevare questa, che questa non è altro che una piastrina di dissipazione per dissipare il calore. Allora, adesso siamo di fronte al diciamo ai due cavetti. Uno è il cavo del video e un altro il cavo del controllo del motore. Noi dovremo staccare solamente quello del video, perché quello del controllo del motore lo andremo a staccare direttamente da qui. Allora, quello del video è questo di qua a sinistra, che quindi girandolo diventa questo qui a destra. Ok. Ok, ora che siamo riusciti a sfilare leggermente la scheda madre indietro, possiamo far passare il cavo senza particolari problemi. Ok, ora dobbiamo svitare questo braccetto qui, che è quello che praticamente regge il cavo dei, diciamo, del controllo dei motori della gimbal. E possiamo quindi sganciare il connettore della gimbal. Ok, ora non ci resta che liberare la gimbal dai gommini. Ok, e abbiamo liberato la gimbal. Mettiamo da parte il drone. Prendiamo in esame questa gimbal. Allora, quindi per poterla disassemblare dovremmo riuscire a sganciare questa parte qui, che teoricamente dovrebbe potersi sfilare in qualche modo. Sembrerebbe che dovrebbe uscire così. Allora no, prima bisogna togliere il tappo posteriore. Che tra parentesi poi andremo ad installare sulla nuova gimbal. Eccolo qua. E ora dovremo riuscire a sfilare
questa parte qui. Che è bloccata in qualche modo e cerchiamo di scoprire in che modo. Forse va solamente estratta così. Sembrerebbe di sì. Sì, era solo incollato. E mettiamola da una parte. Poi liberiamo il cavetto video. Si dovrà naturalmente rifare tutto il percorso analogo. E andiamo a smontare il braccetto della gimbal. Allora, qui c'è il connettore del motore di uno dei tre motori, che anche questo va agganciato. Poi qui abbiamo un cuscinetto, lo liberiamo così, e poi qui c'è una vite che praticamente, ora ve la faccio vedere da vicino, è dove si è rotta il, diciamo, dove si è rotta la gimbal. È per questo che la gimbal non sta insieme e si apre il tappo, perché la plastica qui di contorno che viene bloccata dalla vite è tutta rotta. Infatti è saltato via un pezzettino. Ora a questo punto dovremmo poter riuscire ad aprire il tappo posteriore. Eccolo qui. E qui possiamo vedere il modulo della telecamera. Andiamo a togliere il connettore. Ecco fatto, e quindi ora dovremmo riuscire a poter togliere il modulo della telecamera, questa capsulina, che sarà sicuramente un po' incollata, no, nemmeno più di tanto. Eccola qui. Questa è sostanzialmente la telecamera del nostro mini. Ora controlliamo qui cosa c'è e cosa manca. Allora, a quanto pare c'è della roba che non ci dovrebbe essere. Infatti, come potete vedere, qui dentro c'è già l'invaso per ospitare questa telecamera, mentre questa telecamera è venuta via con tutto l'invaso collegato, cosa che non dovrebbe essere. Infatti li dobbiamo separare. Allora, facciamo attenzione a non mettere le dita sulla lente in modo da non sporcarla e di non farci andare questa collaccia.
Ora possiamo andare a riposizionare il modulo nella nuova gimbal. E dovrebbe essere posizionato in questo modo. Ora andiamo ad estrarre il cavo dalla vecchia. Lo inseriamo nella nuova. Però abbiamo fatto un errore. Prima dobbiamo far entrare il cavo. Che il cavo dovrà passare qui sotto. Ok, poi lo andiamo a ricollegare alla telecamera. E ora potremmo teoricamente rimettere il tappo. Ok, e rimettiamoci la sua vita. Andiamo a ricollegare il cavetto di controllo del motore del rollio. E qui possiamo richiudere la fiancatina laterale che abbiamo smontato prima. Ok, ci dovremmo essere. La telecamera sembra che si muova in maniera leggera e quindi questa cosa va bene. Cavetti passa, facciamogli fare il circuito a ritroso che abbiamo fatto prima. Ecco fatto. E andiamo a rimettere il cavetto nel suo vincolo di prima.
se non è questa la vite, ma deve essere una vite un po' più grandicella. Chiudiamo qui il tappo. Ok. E richiudiamo il tappo qui dietro. Ok, a questo punto possiamo andare a rimontare il drone nella sua posizione, anzi la gimbal nella sua posizione all'interno del drone. Che sicuramente non sarà uno scherzo. Allora, la parte difficile sarà reinserire i gommini. E un altro entrato, perfetto. Vediamo, scarichiamo quella è libera, si sempre libera su tutti i lati. Colleghiamo il cavetto qui sopra. Rimettiamoci il suo braccetto. Qui abbiamo sbagliato vite sicuramente. Ok, a questo punto dobbiamo reinserire il cavo video
al suo posto. Che dai, che è stato qui sopra. Perfetto. Qui abbiamo riagganciato tutto, rimettiamo la scheda madre in posizione. Ok, ricolleghiamo tutto quello che avevamo staccato prima. Questi due cavetti grigi sono i cavetti delle antenne. E ci dovremmo essere. Ora io farei una bella verifica per vedere se tutto funziona bene. Quindi prendiamo la batteria. Colleghiamo il telefono al radiocomando. Che abbiamo rimontato tutto, la prima cosa che possiamo fare è verificare se tutto funzioni. Quindi non ci resta altro che accendere il drone, accendere il radiocomando, aspettare che tutto l'ambaradan sia pronto. Allora, come potete vedere abbiamo il segnale video, qui c'è la mia manona. Il problema però è che la gimbal non si comporta come dovrebbe, infatti è storta e corregge male i movimenti, perché ora c'è da fare una procedura particolare, una procedura che permette l'accoppiamento dei vari componenti tra di loro. Infatti se noi cambiassimo la scheda madre, cambiassimo la IMU o cambiassimo come abbiamo fatto ora la gimbal, questi tre componenti tra di loro non comunicano, diciamo, nel modo corretto. Sappiamo che tutto funziona perché se noi proviamo a muovere manualmente lo stabilizzatore, come vedete lo stabilizzatore si alza e si abbassa, quindi significa che diciamo che il controllo dei motori esiste, solo che non è fatto in modo coordinato. Quindi ora cambiamo la telecamera, prendiamo il computer. È una procedura che abbiamo già visto in un video di riparazione di un DJI Spark, dove anche in quel caso abbiamo sostituito solo la meccanica della gimbal, ma ve lo farò rivedere. Allora, vediamo tutto. Drone. Ragazzi, purtroppo l'ultima parte del video non sono riuscito a registrarla, c'è stato un insieme di sfortunati eventi che non mi hanno permesso di poter
farvi vedere la parte forse più delicata di tutto, di tutta la riparazione, ovvero quella della calibrazione della gimbal. Infatti la maggior parte, anzi direi tutti i droni della DJI, dai più vecchi ai più recenti, hanno bisogno di questa fase di calibrazione per poter associare la gimbal alla scheda madre, all'IMU. Infatti combinando uno di questi tre componenti c'è bisogno di fare questa procedura, che sostanzialmente serve per far capire alla gimbal qual è il punto zero, praticamente il punto dove il drone deve posizionare la telecamera per avere l'orizzonte livellato e inquadrando in avanti al momento dell'accensione. Cerco di spiegarvela così a parole, ma se ci sarà occasione di riparazione di un altro drone, il Mini 1 o del Mini 2, sicuramente cercherò di registrare questa parte che manca e vi spiego in poche parole come funziona. Vi lascerò in descrizione il link per scaricare un pacchetto. All'interno di questo pacchetto troverete innanzitutto le istruzioni, ma poi troverete tre software. Uno è l'ambiente di sviluppo che si chiama Python, che va installato obbligatoriamente, altrimenti questa cosa non si può fare. Il secondo è una specie di plugin, uno script scritto appunto in Python che deve essere eseguito per fare questa procedura. E il terzo invece è un software di gestione del firmware che serve appunto per lanciare questa procedura di calibrazione. Una volta che avete creato una cartella, avete inserito questi file all'interno della cartella, dovete innanzitutto installare Python, che sarà un file exe di facile installazione, basta seguire la procedura guidata. A questo punto che andate, aprite come amministratore il prompt dei comandi e andate a posizionarvi all'interno della cartella che avete creato, dove ci sono questi file che avete scaricato. Uno di questi file si chiamerà pserial, vi andrete a inserire dentro pserial e andrete ad eseguire il primo comando che c'è nelle istruzioni. Sarà py spazio setup.py spazio install, e questo vi andrà ad installare una serie di, diciamo, di librerie all'interno del vostro computer. Una volta fatto questo dovete uscire da questa cartella, andarvi a posizionare nella cartella Firmware Master Tool e dovete andare ad eseguire il primo comando che è lunghissimo, non me lo ricordo così a memoria, comunque che trovate sia nel file allegato ma anche in descrizione. In questo comando ci sarà da modificare un parametro, ovvero la COM, la porta con il quale il drone viene riconosciuto dal computer sostanzialmente. E per poter far questo avete bisogno di installare un software della DJI, ovvero il DJI Assistant per Mavic, specificatamente questo perché sennò il drone non viene riconosciuto. Voi aprite questo software che avete installato, collegate, accendete il drone e lo collegate subito al computer. Dopo un pochino il software vi dirà di scollegare il drone e riavviarlo, così farete, quindi scollegate il drone, lo spegnete, lo riaccendete e lo ricollegate, e a questo punto potete andare dentro, innanzitutto il software che avete installato vi riconoscerà il drone, ma comunque potete andare dentro gestione dispositivi del vostro computer e andare a vedere quale porta COM viene associata al vostro drone. Una volta che avete identificato la porta COM, vi basta andare ad inserire il numero della COM all'interno della riga di comando che dovete inviare sul prompt dei comandi e siete pronti. Sostanzialmente pigiate questo comando, il drone inizierà a fare una procedura di calibrazione, quindi vedrete che la telecamera si alza, si abbassa, si muove a destra e a sinistra per qualche, forse 10-12 secondi. Una volta che il comando è terminato, il drone è pronto. A questo punto non vi resta altro da fare che collegare il drone al radiocomando e siete pronti per decollare. Io vi ringrazio tantissimo per la visione del video, che sicuramente sarà stato lunghissimo come quasi tutti i video di riparazione dei droni, ma spero che comunque vi sia piaciuto e che magari vi sia tornato utile. Per qualsiasi informazione lasciatemi un commento giù in descrizione, cliccate anche un like così magari YouTube mi premia un minimo facendomi salire nella classifica delle ricerche. Comunque vi invito a cliccare la campanellina in modo da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno in futuro, iscrivetevi al canale e a questo punto non mi resta che augurarvi buoni voli e come al solito buon divertimento!